Questa domenica di Pasqua ci incontriamo con i due di Emmaus che andavo per la strada e Luca usa un termine che mi ha tratto subito l'attenzione. In italiano si potrebbe tradurre omiliavano tra di loro, conversavano tra di loro. Ed è da questo termine che viene proprio la parola omelia. Che cos'è l'omelia? L'omelia non è una lezione, l'omelia non è una quarta lettura. L'omelia è una conversazione della parola di Dio con il popolo di Dio. Ecco il primo insegnamento che viene da questo brano. E questi due andavano per la strada quando si associa a loro un pellegrino, il quale entra subito nel loro discorso. Stavano parlando della cosa che gli interessava di più. Speravamo. E offrono a loro tutte le ragioni della loro speranza. In che cosa speravano? Speravano in questo Gesù di Nazareth che era venuto in gran parole, in gesti, e che credevano che fosse lui il Messia, mentre invece speravamo. Non aveva capito niente. Questo era il problema. Gesù di Nazareth aveva parlato con molta chiarezza, ma loro avevano proiettato in lui tutte le loro speranze, tutta la loro fiducia, per cui erano stati delusi. E Gesù, senza tanti complimenti, entra dopo averli ascoltati, dopo averli fatti parlare, potremmo dire dopo aver fatti sfogare, prese in mano l'argomento. E facendosi dai profeti, gli dimostrò che tutto quello che sarebbe dovuto avvenire e che era avvenuto, tanto che entrò nelle loro simpatie, per cui quando arrivarono vicino alla locanda, lui faceva per continuare la strada e gli disse: "No, no, rimani con lui, rimani con noi." E lo invitarono a rimanere con lui. E lui rimase con loro, rimase con loro. Quando a un certo punto si fermano a cena e durante la cena il Signore fa il gesto che compì nell'ultima cena, fece il gesto dell'Eucaristia, o fece davvero l'Eucaristia. Qui i biblisti discutono, certamente dopo averlo scoperto, si accorsero che era Gesù. Che era Gesù. Fecero poi il viaggio, l'esperienza a ritroso e notarono che cosa? Notarono che quando parlava si riscaldavano i loro cuori, si riscaldava il loro cuore, però non lo avevano riconosciuto. E cosa ci dice questo? Ci dice che la scrittura riscalda il cuore, però la scrittura non basta. Per riconoscere il Signore. Lo riconoscono soltanto nel segno dell'Eucaristia. È la base fondamentale della nostra fede. Il Verbo si è fatto carne e la parola si è fatta carne, si fa carne nei sacramenti, si fa carne nell'Eucaristia. Solo nell'Eucaristia si riconosce il Signore, la vera presenza del Signore. È commovente in questo tempo di pandemia sentire da parte di tante persone il bisogno di Eucaristia. Ma quando ce la restituite la messa? Quando potremmo tornare a messa? È anche il bisogno dei fedeli e dei vescovi di poter ricelebrare l'Eucaristia con i fedeli, perché è solo nell'Eucaristia che si riconosce il Signore, si manifesta davvero il Signore, si riconosce il risorto. Credo che ci ricorderemo di questo passo di Emmaus letto in tempi di pandemia. Non basta soltanto la lettura della parola, ci vuole l'Eucaristia per riconoscere il Signore. E auguriamoci che possa venire presto
la possibilità di ripartecipare tutti insieme a questo grande momento, questo grande appuntamento che il Signore ci ha dato per farci riconoscere vivo e presente in mezzo a noi. Buona Pasqua.